ragazzetti di 4 anni. I concorrenti agli ordini dello starter, il mezzo meccanico sta prendendo velocità, un po' arretrato Bilbao Chuck. Bluez, Bacoli WF è il più sollecito nei confronti di Barracuda Gar, che poi sbaglia, lo aggira Brigante Stecca che vuole puntare in avanti. 200 iniziali in 15 e mezzo, completata la piegata, Brigante Stecca va su Bacoli WF e lo va anche ad impegnare. Si oppone Bacoli e così ripiega in seconda posizione Goccia d'Oro, ma c'è l'inserimento lungo i paletti di Bordeaux Allé. 30 e mezzo il quarto iniziale, tutto sommato andatura tranquilla. 45,7 i 600 con Bacoli WF leader e Brigante Stecca che si adegua ai suoi fianchi. Seconda pariglia per Bluez, terza per Bilbao Chuck. 1-1 gli 800, nulla cambia anche al passaggio davanti alle tribune, si sono formate tre pariglie, quella iniziale formata da Bacoli e Brigante. Sul mio cronometro 1.16 per il primo. La rottura improvvisa di Bacoli WF che lascia Brigante Stecca al comando dopo curva in 16, seconda posizione Bordeaux Allé, problemi anche per Bluez e così Brigante prova la fuga sulla retta di fronte, Bilbao Chuck in terza ruota prova ad avvicinarsi al battistrada. Si avvicina anche Bocotà Torre che tiene i piedi di dentro a Bilbao, che però sembra avere le battute migliori. Il parziale di Bilbao di fronte è di quelli che fanno male. 14 secchi sta passando Bilbao Chuck SM, inseguito da Brigante Stecca e Bordeaux Allé e Bocotà Torre al largo. Ancora una curva veloce in 14 e spiccioli, ha chiuso la partita Bilbao Chuck SM ed Enrico Maisto. Bilbao Chuck SM alla grande, anche contro avversari di spessore. Il training è sempre quello, sempre più in auge, di Domenico Minopoli. I colori della signora Svetlana Sappiscina per questo interessantissimo CCSCHT e Imont Antic BSM, che risolve con un parziale di 600 metri devastante e va a concludere nel più facile dei modi, nelle mani del giovane Enrico Maisto.